Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Oggi siamo qui con un nuovo soggetto e sto parlando del pantalone a zampa. Voi non lo vedrete ovviamente perché l'inquadratura non arriva fino a terra, ma comunque il pantalone che ho sul manichino è appunto a zampa di elefante, è un jeans. Questo l'ho preso l'anno scorso da Zara ed è un modello veramente carino perché porta queste tasche a totta, veramente simpatiche. Ne ho visti vari modelli di questo genere e poi è molto elasticizzato, quindi è veramente confortevole da indossare, perché molte volte ne vedo alcuni che non sono tanto confortevoli, soprattutto perché solitamente la zampa di elefante non è abbinata a una vita altissima, comunque una vita medio-alta, appunto, quindi la vita è medio-alta, quindi è veramente comodissimo. Allora, come potete vedere c'è la mia cagnolina che anche lei si vuole occupare di moda, vuole essere sempre al passo con lo stile. C'è da dire che per un bel periodo di tempo il pantalone a zampa è stato sottovalutato, anzi anche secondo me disprezzato e non messo in risalto, perché non lo si sapeva indossare, si portava, comunque c'era, si compravano i pantaloni a zampa, però si indossavano come un qualsiasi altro pantalone, quindi diciamo che è stato svalorizzato spesso e volentieri. Io sono stata la prima, perché mi ricordo, spesso e volentieri lo ricordavo anche con le mie amiche, mi ricordo che lo utilizzavo ai primi anni delle superiori, ai primi anni del liceo, ragazzi non avete idea, perché lo indossavo ovviamente con le t-shirt, con i pupazzetti sopra, quelle t-shirt super elastiche, con il cardigan messo così, con le scarpe da ginnastica sotto, orribili, quindi ero veramente oscena, ero bruttissima e poi erano anche brutti proprio da vedere quei pantaloni. Poi per fortuna, da quando andavo al liceo sono passati un bel po' di anni, questa è una sfortuna, però per fortuna, dicevo, la moda si è fatta sempre più spazio e comunque ogni anno, ogni periodo c'è una tendenza, c'è un focus su alcuni tipi di capi nello specifico, e quindi questo è un bene, perché vediamo questi capi anche che magari erano stati dimenticati, erano stati messi così oppure non messi proprio, vengono ripresi dal baule della nonna, vengono rimessi in commercio da tantissime aziende, da tantissimi marchi anche di alta moda, e quindi ritornano a vivere meglio di prima, se vogliamo. Allora, andiamo a vedere questo in particolare. Come vi dicevo, è elasticizzato, è molto bello, ha le rifiniture in cotone oro, diciamo, ed è veramente carino perché lo posso indossare in diverse occasioni. Va bene sia per un outfit un po' più elegante, sapete, un po' più chic, con una camicetta in volà magari, ma va anche bene per uno stile hippie, perché ragazze, come si può non abbinare subito mentalmente il pantalone, ecco, dicevo anni 70, il pantalone a zampa di elefante con gli anni 70, cioè proprio per me è impossibile. Io appena penso alla zampa di elefante penso inevitabilmente agli anni 70, proprio, cioè, per forza, è una cosa proprio che non riesco a farne a meno. Allora, vediamo però subito come viene, diciamo, come si introduce appunto negli anni, come nasce il pantalone a zampa di elefante. Allora, se ci fate caso, sto cercando in tutti i modi di guardare sempre dritta qui dentro praticamente, perché tutti i miei amici mi richiamano e dicono che io non guardo nella telecamera, quindi come se non vi guardassi, perché guardo praticamente a un centimetro a fianco allo schermino dove mi vedo, quindi scusatemi per questa cosa, ma farò in tutti i modi per guardare sempre lì e non guardare me stessa. Comunque, come vi dicevo, sì, gli anni in cui nasce, ovviamente, come tutti saprete, sono gli anni 60-70 e li indossavano sia gli uomini che le donne, perché erano proprio il capo must di quegli anni, anche soprattutto per sottolineare lo stile hippie, che poi, nonostante abbia caratterizzato in particolare questi pantaloni abbiano caratterizzato quel periodo, comunque poi sono stati introdotti proprio nel mondo della moda e sono stati anche visti, messi separatamente dagli anni 70 e quindi dallo stile hippie, eccetera.
Allora, andiamo però a vedere, come sempre, i punti focali di questo argomento, ovvero come indossarli, chi li indossa meglio, chi li indossa peggio. Allora, andiamo a vedere, prima cosa, le fisicità che li indossano peggio. Secondo me questo tipo di jeans veste abbastanza bene quasi tutti i tipi di fisicità, perché comunque la zampa nasconde eventuali difetti, nasconde magari una zeppa che slancia la figura che magari non è molto alta, quindi è veramente un pantalone, come vi dicevo, sottovalutato, perché davvero è un jolly per tantissime fisicità. Quindi mi è un po' difficile trovare una fisicità qui sta proprio male. Quindi passiamo direttamente ai fisici che li indossano al meglio. Quindi diciamo che vi andrò a dire tanti di quei soggetti che magari pensano: oh, vabbè, no, non ce l'ho, però alla fine non è che magari non mi sta neanche bene, invece magari fa proprio il caso loro. Allora, il primo soggetto per il quale mi sento di consigliare questo tipo di jeans sono appunto le ragazze non troppo alte, perché la zampa, andando a nascondere comunque la scarpa, potremmo utilizzare il tacco che più desideriamo senza appunto dare così all'occhio, perché appunto sarà nascosto dal pantalone. Quindi è un bel trucchetto ed è una cosa che fanno quasi tutte, anche perché, ragazze, tra l'altro io non l'ho mai indossato senza il tacco il pantalone a zampa, perché mi sembra che perda molto, non proprio il tacco, a dire la verità la zeppa, perché come vi dicevo lo attribuisco direttamente agli anni 70, quindi per me la zeppa non c'è niente di meglio da abbinare con questo tipo di pantalone. Comunque il tacco, la zeppa, qualsiasi tipo di scarpa che ci dà quei centimetri in più senza farli notare particolarmente, quindi per questo tipo di esigenza lo vedo perfetto per le ragazze alte allo stesso modo, perché comunque danno un bel equilibrio alla figura, danno una bella sinuosità al fisico, alle gambe. Sono indicati per i tipi di gambe che non sono perfette, perché comunque al punto delle ginocchia sono svasati e quindi non lasciano intravedere magari dei difetti che riguardano gambe leggermente storte. Sono perfetti da indossare per i fisici più magri, ma anche per i fisici più formosi e più abbondanti, perché comunque i fisici magri li vestono bene, scivolati, stanno bene. I fisici più abbondanti li vestono appunto in maniera più sinuosa, più morbidi, magari saranno appunto dei jeans un po' più morbidi, come ad esempio questo che è elasticizzato. Parliamo però delle occasioni per i quali sono indicati. Allora, ragazze, anche in questo caso non c'è un tipo di occasione per i quali non li indirizzerei. Ovviamente per i matrimoni, cioè ci mancherebbe, non a un matrimonio, non a un evento di gala, anche perché comunque il pantalone per questi eventi non è tanto indicato, a meno che non sia per magari un pantalone palazzo che è una similgonna e così via. E quindi ovviamente di quei casi poi ve ne parlo nel particolare. Se ci fate caso, non è che quando vi parlo del jeans vi nomino la cerimonia, anche perché mi sembra ovvio che non vada bene per una cerimonia. Comunque è veramente un capo jolly, un bellissimo capo che va dall'elegante al casual, allo chic, al per tutti i giorni, perché è veramente bello. Poi vi metto, adesso vi faccio scorrere anche qualche foto, perché ce ne sono davvero tante, anche di star che lo utilizzano tutti i giorni per andare a fare la spesa, per uscire. Non sono indicati per quei giorni piovosi in cui magari appunto c'è bagnato per terra, perché comunque se magari sono raso terra si vanno a bagnare completamente e sono tutti inzuppati, quindi magari per quelle occasioni non ve li consiglio. Comunque vi dicevo, sono indicatissimi per tantissime occasioni. Sopra ci possiamo mettere veramente tantissimi abbinamenti. Una cosa che ci tengo a dire, come vi dicevo, ritorno un attimo alle scarpe. Per quanto riguarda le scarpe, io utilizzerei sempre qualcosa, anche se non con un tacco, magari con la para, comunque qualcosa di non proprio raso terra, a meno che non sia un outfit estivo, quindi magari proprio con i sandali, con qualcosa proprio di hippie al 100%. Per quanto riguarda appunto quindi le scarpe, per esempio non abbinerei mai delle ballerine, perché secondo me andrebbero a perdere le ballerine, andremo a perdere noi, andrebbe a perdere anche il pantalone, quindi perderemmo tutti, quindi sta meglio secondo me non indossarle.
Come vi dicevo, lo possiamo indossare con tantissimi capi al di sopra, con la blusa, secondo me, uno dei capi che ci sta meglio. Adesso me ne prendo una, perché ne ho una meravigliosa di cui mi sono veramente innamorata. La presi da Camomilla, è veramente bellissima. Adesso ve la prendo un attimo. Che è questa qui, ragazze, la blusa in questione, che è veramente bellissima perché cade morbida, scivolata, appunto mi ricorda proprio gli anni 70 con tutti questi colori, questi particolari con i brillantini, quindi comunque resta resta un outfit comunque comodo, fresco, però è anche chic allo stesso tempo perché veramente ci sono dei particolari, l'abbinamento è bello perché mi piace anche questo abbinamento di svasato sopra e svasato sotto, quindi anche se il pantalone la zampa magari uno può pensare è svasato sotto, lascio sopra aderente, invece magari no, perché certe volte è bello anche abbinare e lasciare questo scivolato sia sopra che sotto. Ovviamente, come vi dicevo, la blusa è uno dei capi che mi piacciono di più, quindi la camicetta magari sblusata all'interno, oppure magari un top, mi piace anche il top, mi piace qualcosa anche magari che va stretta dentro. Mi piace anche per esempio lo scollo a barca, insomma ragazze veramente lo potete indossare in tantissime maniere diverse. Questo in questione vi ho preso un jeans, anche perché ho soltanto il jeans a zampa di elefante, ma comunque ci sono tantissimi altri modelli di pantaloni che sono veramente bellissimi. Io ho cercato qualcuno su internet e se ve lo trovo di nuovo lo salvo sul computer e ve lo metto nel video appunto, ed è un pantalone bianco, l'ho visto per un outfit bianco tutto total white, era veramente elegantissimo con questo tacco, magari con la giacca abbinata, veramente bellissimo. Niente ragazze, io spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Spero che apprezziate sempre questa rubrica perché a me piace tanto farle e dare dei consigli, anche perché per quanto possa cercare di prepararmi su degli argomenti, comunque sono tutti fatti al momento. Mi piace tanto improvvisare e dire le cose che mi vengono in mente al momento, perché è ancora più, secondo me, comunicativa la cosa, perché se dicessi solo quello magari che leggo, solo quello che mi preparo, non sarebbe così spontaneo, insomma. Spero che questo vi faccia piacere, io vi mando un bacio. Vi chiedo di passare magari sul canale di Beauty che in cui collaboro con mia sorella, vi lascio il link sotto e vi lascio anche tutti i link agli altri social collegati a questo canale. Vi mando un bacio e alla prossima.